Questa lama è così familiare, effettivamente. Legato Lanius e Corriere 6. Li ho già sentiti questi nomi. Mi serve un posto dove riposare. Quasi quasi me lo crafto io un letto. Ho bisogno di tessuto. Scusami. Ehi, il mio cane! Stupida mantide gigante! Venuta da New Vegas. Oh, del tessuto. Meno male che le sigarette esistono allora. Oh, e finalmente ho un letto dove stare. Buongiorno a tutti. Oh, il Commonwealth di mattina. Certo che i vampiri hanno gusti strani nel vestirsi. Non che io li disapprovi. Stupida zanzara gigante. Ci mancavano anche le zanzare giganti, come se d'estate non bastassero quelle piccole. Ed eccoci a Concord, amico mio. E sono salito anche di livello. Benissimo. Vediamo cosa possiamo fare allora. Abbiamo queste statistiche, vediamo. Dov'è scasso? Eccolo qui. Scegliamo scasso e facciamo anche hacking. Facciamo scasso e hacking, va bene. Cerca per un negozio di elettronica. Effettivamente sarebbe un'idea. Ehi, sento degli spari qui. E ci sono dei cadaveri. Oh, guarda, preferisco prendermi questo vestito. Mi dona sicuramente molto di più. Aspettate! Arrivo subito! Vengo ad aiutarvi! Ma statevene buoni! Siamo perdite! Ehi, quassù, sulla balconata! C'è un Arrivo gruppo di subito! abitanti Occhio a non all'interno. cadere! I predoni hanno quasi sfondato la porta. Prendi Nah, quel boschetto laser tranquillo. e aiutaci, per favore! Va bene, lo prendo subito. Vestito da Minuteman. Grazie, signore. Bene, credo di essere nel negozio di elettronica. Che tipo di componenti dovrei cercare? Ma chi lo sa? Ricevute di vendita. Inventario, special ordini. Perfetto. Abbiamo trovato quello che ci serviva. Nella sezione ordini speciali è stato richiesto un analizzatore elettronico da Cambridge, però non è mai stato ricevuto. Quindi Cambridge è il prossimo posto da visitare. Come avevo detto io all'inizio, andiamo direttamente a Cambridge. No, 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 andiamo prima qui a controllare se c'è qualcosa per cambiare. Controlliamo il museo. Qualcuno ha bisogno del nostro aiuto, a quanto pare. Benissimo, il mio primo headshot della storia. La Madonna. Attenzione, levati, cane. Non riesco a colpirlo. È troppo protetto. Scherzavo. La Madonna, si è spappolato. Ehi là, mi puoi aprire la porta? Ci penso io allora. Ecco fatto. Ottimo. Boom! E ho anche finito le munizioni con quell'ultimo colpo. Fantastico. Beh, mi converrà usare questa pistola direttamente da New Vegas. Ha abbastanza munizioni. Beh, sicuramente questi predoni non avranno molto. Però, ehi, sempre meglio di nulla. Questa porta posso aprirla. Tutto ciò che posso prendere è sempre ben accetto. Ad esempio, non si sa mai che mi serva dell'energia. Ehi là? C'è qualcun altro che vuole farsi ammazzare? Te lo ripeto, andiamocene. Non ha alcun senso restare qui a farci sparare. Davvero? Smetti di fartela sotto. Resteremo qui per gli altri, come da ordini. Ma sai cosa? C'è qualcosa fuori. Sta sparando ovunque. Io non resterò qui a Ma aspettare dai! di Che palle! Tutto quello che ho fatto per nulla! morire. Non puoi morire così! Sì che puoi morire. Dai, hai il 50% di possibilità di prenderlo, signorina. Oh, bravissima, almeno l'ultimo colpo, dai. N99 per lanciare le granate, L alt. Ok, grazie. Beh, direi che il mio aspetto è già cambiato moltissimo. Sono già molto più matura. Sto venendo lì e vi scuoierò tutti qua. Ah, Oh, già non andranno certo. da nessuna parte. Abbiamo altra merda di cui occuparci. Hai sentito? Devo fare un giretto. Qualcuno la pagherà cara! E sarai proprio tu. Bravo cagnolino, così si fa. Bello incazzato lui. Aspetta che arrivo, fammi rubare tutto.
Eccomi qua, ciao. Termine, non so chi tu sia, ma hai un tempismo impeccabile. Lo Preston so, Gary, e voi avete un vestito migliore. Felice di aiutare. Felice di aiutare. Beh, se questo è vero, ci farebbe comodo un po' di buona volontà. Come puoi vedere, no. Siamo in un bel casino qui. Lo immagino. Il mondo è cambiato proprio tanto ultimamente. Il mondo è cambiato tanto. Tutto questo non ha senso. Stai bene? Ascolta, ci serve il tuo aiuto. E forse poi noi potremo aiutare te, eh? Beh, perché no? Che cosa ti porta qui? Sto cercando mio figlio. Mio figlio Sean è stato rapito. Non ha neanche un anno. Davvero una brutta storia. Mi dispiace. So come può essere questo mondo. No. Un mese fa eravamo... Credimi, il mio mondo era totalmente diverso. Ora restiamo in cinque. Prima i ghoul di Lexington, ora questo casino. Brutta storia. Brutta storia. Non sai quanto sia vero. A ogni modo, abbiamo pensato che Concord fosse un luogo sicuro per stabilirsi. Quei predoni ci hanno smentiti, ma... Lo immagino. Beh, abbiamo un'idea. Sentiamo allora. Sentiamo. Sturges, diglielo. Da un Vertibird schiantato sul tetto. Prebellico. Forse l'hai notato. No, non ci ho fatto caso, scusami. Che uno dei passeggeri abbia lasciato lì un pezzo davvero interessante. Stiamo parlando di un'armatura atomica T-45. Tecnologia militare. Oh, le conosco benissimo. È una bella protezione. È una bella protezione. Oh, e c'è di meglio. Indossa l'armatura e potrai recuperare il mitragliatore a canne rotanti del Vertibird. Fatto ciò, potrai spedire all'inferno quei predoni. Ci stai? Assolutamente. Mitragliatore a canne rotanti. Ora sì che si racconta. Meglio di sti pistoline. C'è solo un problema. L'armatura è senza energia. Probabilmente è a secco da un centinaio. Tranquillo, ho già trovato un modo per potenziarla. Ma su questo punto siamo un po' bloccati. Se posso vi aiuterò. Se posso vi aiuterò. Ciò che ti serve è un vecchio NDF prebellico. Un nucleo di fusione standard. Una batteria nucleare ad alto rendimento e lunga durata. Mica tanto vero. Si consuma abbastanza velocemente. Ma non riusciamo a raggiungerla. È giù, nei sotterranei. Chiusa dietro una porta di sicurezza. Intendi questo coso? Io riparo le cose. Le sistemo. Violare la sicurezza non è proprio il mio forte. Tu potresti riuscirci. Ce l'ho già, scusami. In effetti ho già recuperato un nucleo di fusione. Siamo a posto. Beh, wow. Forse la fortuna comincia finalmente a sorriderci. Non è la fortuna, una sono io. Una volta inserito il nucleo nell'armatura atomica e recuperato il mitragliatore a canne rotanti, quei predoni capiranno Preston, di aver sbagliato presto. Sei più carino buona di fortuna. Come ti ricordassi, sai? Oh, ma guarda, una bamboletta. Perfetto. Bellissima. Ha un che di estremamente familiare questa bambolina. Arriva qualcosa ed è... furioso. Che sta dicendo, signora? Signora, Dogmeat ha trovato un valido aiuto. Ma guardati. Dogmeat? Quindi è il vostro cane? No, non è il mio cane. No, signore. Dogmeat è quello che definirei un tipo indipendente. Beh, effettivamente, è un cane fuori dalla norma. Lui non ha padroni. Ma sceglie i propri amici e li segue fedelmente. Ora resterà al tuo fianco. Io l'ho visto. Sì, penso proprio di sì che rimarrà con noi. Hai detto che l'hai visto? Sono le sostanze. Conferiscono le visioni. Io non mi ricordavo che avesse le macchie in faccia, signora. È così da che ho memoria. Non mi ricordavo avesse la vitiligine. Ti ascolto. Ti ascolto. Posso vedere parte di ciò che è stato e di ciò che sarà. E anche parte di ciò che è. Beh, certo. Vedo che sta arrivando qualcosa. Attirato dal rumore e dalla confusione. Furioso! Ed è grosso e cattivo? Dimmi di più. Che cos'è? Mamma Murphy, dimmi di più, per favore. Mi dispiace. Non lo so. Le visioni non sono sempre chiare. Ma credimi, quando ti dico che non si tratta di predoni. Beh, l'importante è saperlo.
Sì, sì, va bene, signora, grazie. Buona giornata. Ed eccoci qui. Oh, guarda. Mio marito ci avrebbe fatto un figurone in questa. E questa cos'è? Un'altra rivista? Sì. Perfetto. E costava $33 questa rivista. Wow, deve sicuramente avere delle informazioni importanti. Va bene, facciamo funzionare questa roba. Meno male che Nate mi ha spiegato come funzionano. Olè. Ecco fatto. Benissimo. Non è messa nel migliore dei modi. Ed ecco qui una bella mitragliatrice a canne rotanti. C'è qualcuno qua su. No, non è vero. Eccomi qua. Mi volevi? Vieni qua che ti sfondo. Maledetto. Vieni qua. Ti sfondo la faccia a tutti. Benissimo. Col 50% di possibilità non ne prendi neanche uno. Cos'è stato sto rumore? E col 28 lo prendi in pieno. Bravissimo. Eccone altri. Bravo cane. Che sta succedendo? Benissimo. Benissimo, un bestione gigante. Dove sei, Minigun? Beh, le munizioni sono durate tantissimo, fantastico. Merda, merda. Oh no, il mio cane. Lascialo in pace, bestia. Aiuto. Salvatemi. Qualcuno mi aiuti. Sono in difficoltà. In difficoltà tremenda. Muori maledetto. E lascia in pace il mio cane. Ah, ma sei una femmina tra l'altro. Che è successo? Muori. Cristo. Mollami. Mollami. Aspetta che ti congelo. Maledetto. E lascia in pace il mio cane, maledetto. Antipatico. Mamma mia. E ce la siamo cavata, eh. Bel fucile. Questo me lo prendo volentieri. Il Deadclaw ha fatto un bel volo prima, devo ammetterlo. Te, se vuoi mangiarlo, sei scongelato. Ed era pure una femmina, sicuramente era incinta, visto le uova. Cavolo, è uscito da qui. Bah, chissà che posto di merda che è questo. Ah, ma guarda, una colonna vertebrale. È una di quelle cose che non si vedono tutti i giorni. Beh, come si dice, prendi quello che la vita ti dà. Non sforzarti, mamma. Ehi, sto bene, prego. Dove siete? Eccovi. Smettila di preoccuparti. Tutto a posto? È stato uno spettacolo incredibile. Sono lieto che tu sia dalla nostra parte. Beh, potrei anche uccidervi tutti. Ora ve la caverete. Sì, almeno per un po'. Potremmo trasferirci in un luogo. Ascolta, quando ci siamo conosciuti, hai detto che eri 5 minuti fa. Beh, l'hai fatto. E ora ti dobbiamo la vita. Quindi ecco. Non è molto, ma è il modo migliore per ringraziarti. Non l'ho fatto mica per i soldi, io. Non l'ho fatto per i soldi. Ehi, mi dispiace. Sono abituato alle persone che pensano solo a se stesse. Sai, mi ricordi i miei amici. Gli altri Minutemen, quelli che hanno dato la vita per qualcosa più grande di loro. Quelli morti qua fuori? Sanctuary. Ci farebbe comodo il tuo aiuto. Ma io vivo lì. D'accordo, ci vedremo lì. D'accordo, Garvey. Ci sto. Oh, magnifico. Ma c'è dell'altro nel tuo destino, no?
Io l'ho visto. Sì, signora, lei vede tutto, lo sappiamo. Il tuo cuore. Destino? Il mio destino. Che vuoi dire? Sei una donna fuori dal tempo. Questo è vero. Senza speranza. Ma non tutto è perduto. La sento. L'energia di tuo figlio è vivo. Meno male. Dov'è mio figlio? Dov'è mio figlio? Dov'è Sean? Oh, vorrei saperlo. Davvero. Ma non posso vedere tuo figlio. Posso solo sentire la sua forza vitale, la sua energia. E là fuori. Certo, signora. Come vuole. Ho bisogno delle visioni per dirti dove cominciare a cercare. Davvero? La grande gemma verde del Commonwealth, Diamond City, il più grande insediamento della zona. Oh, fantastico! Cosa c'è a Diamond City? Cosa c'è a Diamond City? Sean è laggiù. Ascolta, ora sono stanca. Forse se mi porterai delle sostanze, le visioni potranno fornirmi un'immagine più chiara. Certo. Ma come no? Ne abbiamo già discusso. Quella robaccia ti ucciderà. No, taci, Preston. Prima o poi moriamo tutti. E c'ha ragione, Preston, eh? Delle visioni. E anche la nostra nuova amica ne avrà bisogno. Ora muoviamoci. Muoviamoci. Ci attende. D'accordo, gente. Grazie a questo provvidenziale aiuto, la strada è sicura. Ci recheremo al luogo che Mama Murphy conosce. Tu mi stai antipatica. Non è lontano. Che conosce? Che ha visto casomai in una delle sue visioni mentre era in preda alle droghe. E ora vorresti che partissimo per un'altra ricerca inutile basata su Mamma Murphy l'ha visto? Beh, aspettate. Calmatevi tutti. Siamo tutti sulla stessa barca, giusto? Se volete gli spacco la testa. Un'idea migliore su cosa dovremmo fare. Ecco, Mercy, qualcuno? Stai zitta. Bene, dunque. E Sanctuary sia. Speriamo solo che risponda alle aspettative. Una volta era un posto bello carino. È tempo di andare. Oh, ok. Dai, June, alzati. Forza allora, ci vediamo tutti a Sanctuary. Chi arriva ultimo è pirla. Maledetta bestiaccia volante. Ciao, Dogmeat, che c'è? È un po' da sistemare, ma magari ci potrà tornare utile. Vediamo se le nuove armi possiamo modificarle in qualche modo. Questa posso renderla solo leggendaria. Questa, beh, posso renderla ancora più cazzuta invece. Dovrei farmi fabbro. Ehi, siete arrivati, vedo, eh? Allora, come ti sembra questo posto? Sono felice che tu abbia deciso di venire con noi. Beh, dovevo veramente io abito qui. Mamma Murphy fin dall'inizio. Ci ha trovato un bel posticino dove stare. Credo che potremmo stabilirci qui. Che ne pensi? Che non è affar mio. Io vivevo qui una volta. Sì, è bello. Io vivevo qui prima della guerra. Prima della guerra? Che significa? Vuoi forse dire che... Vivevo qui 200 anni fa. Vivevo qui più di 200 anni fa. La maggior parte di questo periodo l'ho passato in ibernazione o qualcosa del genere. Prima di risvegliarmi poco tempo fa. Wow! Come uno di quei vecchi ghoul prebellici. Ehi, io non sono uno zombie. Hai detto di aver vissuto in uno stato di ibernazione. Qualcun altro è sopravvissuto a parte te? No, forse. Forse. Mi sono risvegliata a un certo punto. Qualcuno ha ucciso mio marito e rapito mio figlio. Lo sto cercando. Cavolo. Mi dispiace. Ti auguro di ritrovarlo. Fammi sapere se posso fare qualcosa per aiutarti. Comunque, beh, sì. Potresti venire con me. Qui. Spero non ti dispiaccia, ma ho un altro favore da chiedere. Ah, oh, sai che novità. Ho ricevuto una richiesta d'aiuto da parte di un insediamento. Sperano ancora che ci siano dei Minutemen da qualche parte. L'unica possibilità che abbiamo di ricostruire i Minutemen è dimostrare alla gente che possono contare su di noi. Ma certo, con quel bel vestito, come fa la gente a non fidarsi? Sono già molto impegnato qui. Non è che puoi occupartene tu. Preston, ci conosciamo da 5 minuti e già mi appioppi dei lavori. Spero che almeno mi pagherai. Di che genere di aiuto? Di che genere d'aiuto hanno bisogno? Il solito. Predoni. Parla con quella gente e vedi di scoprire tutti i dettagli. Ora però non posso. Devo andare a Diamond City. Ora non posso. Come vuoi. Spero che cambierai idea. Certo. Lo farò, Preston, ma non ora. Credo di aver sentito qualcosa. Ciao.
Cosa hai sentito? Uno scarafaggio, sparagli, scusami. Che ci vuole, Preston? Delle munizioni. Abbiamo ottenuto un perk prima. Sfruttiamolo. Fabbro livello 1. Vediamo dunque se possiamo fare qualcosa con Fabbro livello 1. Possiamo fare questo, ci serve solo un teschio. E della carne di bramino. So dove trovare un teschio. L'abbiamo visto poco fa. Torniamo un attimo a Concord. Vieni, Dogmeat. Dobbiamo trovare un teschio. Eccolo qui. Spero che cranio valga come teschio, ma mi sa tanto di no. Si stava muovendo. Maledetta bestiaccia. E infatti, guarda un po', un cranio non vale come teschio. Che sfiga.